Bentrovati, nuovo appuntamento con risultati e classifiche, una puntata spumeggiante, sono davvero tanti i gol che vi proporremo, oltre che naturalmente le voci dei protagonisti, ma partiamo immediatamente dalla serie D, girone H, giunta alla sua ventottesima giornata, una giornata particolarmente importante, il Picerno vince sul difficile campo della Sarnese per 1-0, proprio allo scadere, di fatto a lunga in vetta, visto anche la contemporanea sconfitta del Cerignola sul campo molto ostico, di fatto una mazza Grandi, quello del Gravina che vince proprio per 1-0 contro il Cerignola, vince anche il Taranto per 4-1 in trasferta contro il Gerbilson, e invece eh, c'è il sorpasso in zona playoff, quindi l'ingresso di fatto in zona playoff dell'Altamura che vince in casa una gara importante contro il Gragnano, finisce invece pari, cioè 0-0, sia la sfida del, degli Olivi tra Fidelissandria e Savoia, e sia anche l'altro derby pugliese tra Nardo e Bitonto. Ma andiamo a vedere proprio nel dettaglio dettaglio, risultati e poi la classifica dopo il ventottesimo turno. Gravina Cerignola 1-0, Sarnese Picerno 0-1, Nardobitonto 0-0, Granata, Pomigliano 3-1, Timaltamura, Gragnano 3-1, Fasano, Nola 4-3, Francavilla, Insini, Sorrento 1-3, Gelbison Taranto 1-4, Fidelisande Savoia 0-0. Vediamo la nuova classifica, il Picerno in vetta con 68 punti, Taranto e Cerignola appaiate in seconda piazza con 61, Bitonto 47, Timaltamura Altamura 44, Fidelisandria e Savoia 43, Fasano 40, Francavilla e Insigni 37, Gravina 36, Sorrento e Gerbison 33, Nardo 31, Nola 30, Sarnese e Graniano 27, Pomigliano 16, Granata 11. Naturalmente Pomigliano e Gravina hanno una gara in meno. E andiamo proprio a guardarci tutti i gol e i vari servizi di questa ventottesima giornata del Girone H di Serie D. Due legni, tanto possesso palla, diverse occasioni gioco ritrovato, ma non arrivano i tre punti. La fila di Sandri al degli Ulivi contro un rinunciatario Savoia in quella che era un vero e proprio spareggio playoff, terminato però a reti inviolate, anche se le emozioni non sono mancate. Out Iannini, Porcaro ed anche Bozic che non recupera per il match. Il tecnico andriese si affida ad un 3-5-2 molto malleabile, con Bortoletti abile a svariare tra centrocampo ed attacco, in assistenza a Variale Cristalli. Tornano dal primo minuto, sia Benvenga che Cipolletta in difesa. Campilongo invece deve rinunciare a Cacace squalificato. Ma sceglie ugualmente il 4-3-3 con Diachite a comandare l'attacco. Dopo il toccante ricordo di Marco Nesta, giovane tifoso della Fidelis, scomparsa esattamente un anno fa in un tragico incidente stradale, sono i padroni di casa a dettare i ritmi, anche se i primi minuti di gioco sono più che altro di studio. E Potenza indica la via per scardinare la difesa ospite. Palla a terra con rapidi inserimenti, soprattutto da sinistra. Ci prova prima variale. Dopo una sponda aerea di cristallo. E poi Paparusso abile a raccogliere un cross di Zingaro, meno nel tiro ben bloccato da Savini. Ancora Fidelis, sempre da sinistra con Benvenga per Variale che salta un difensore, calcia di destro ma Savini è ancora attento. Gara, maschia e Savoia sempre pronto a mordere sulle gambe degli andriesi, soprattutto con Dancora che si becca il primo giallo del match dopo 36 minuti di gioco chiavi del centrocampo affidati a Petruccelli che non tradisce distribuendo ottime giocate e prova a mettersi anche in proprio con uno slalom che beffa tre difensori ma il tiro si ferma incredibilmente sulla traversa È il primo legno del match per i padroni di casa occasionissima Fidelis che continua a spingere dall'ultimo dei quattro minuti di recupero a nuovamente con Vardiale la palla buona questa volta di testa sul perfetto assist di Zingaro la palla però è alta nell'intervallo spazio e i saluti dei giovanissimi calciatori della scuola calcio della Victorandria e squad di casa con lo stesso piglio nella ripresa più avara però di emozioni Petruccelli pennella subito da sinistra una parabola invitante su calcio di punizione che Piperis sfiora mandando la sfera di poco al lato girandola di cambi nel Savoia e gara che diventa sempre più spezzettata, allora Potenza decide di spingere sull'acceleratore ed in campo ci finiscono anche Adamo e Siclari per un vero e proprio 4-2-4 a trazione anteriore ma è al quinto minuto di recupero che si materializza la beffa per la Fidelis e Zingaro da destra a crossare perfetto per Gregoric che di testa tutto solo coglie un incredibile palo. Ma la Fidelis ci prova ancora e dopo pochi secondi arriva la bella sponda di Siclari per Adamo, che è bravo ad incunearsi in aria ma non altrettanto nella conclusione che termina altissima. Si infrange su queste due occasioni la possibilità di portare a casa tre punti che sarebbero stati probabilmente decisivi per la Corsa Playoff, che adesso ha in quinta piazza un altro inquilino e c'è l'Altamura. Corsa che però resta a vincente e domenica prossima la formazione di Potenza sarà attesa dalla trasferta campana di Gragnano. In questo momento gira un po' così, <coughs> oggi secondo me abbiamo fatto una, una buona gara, eh, si è rivista nuovamente una squadra vogliosa, il primo tempo abbiamo sfiorato la marcatura diverse volte, eh, ma poi più che altro abbiamo analizzato il Savoia in diverse partite. E... Oggettivamente per me eh, dal punto di vista dei contenuti tattici era la partita più difficile delle ultime tre, senza nulla togliere agli altri perché magari giocano più con grossa individualità. Eh, abbiamo visto la partita settimana scorsa contro la Sarnese, eh, hanno fatto un possesso palla di tre minuti, forse con più di cento passaggi, quindi a eh, mio avviso l'abbiamo messi in difficoltà proprio perché siamo stati molto molto aggressivi dal punto di vista del, del pressing, e penso che a Dario si sia sporcato solo gli scarpini e non i guanti, quindi ben rischiato nulla, è evidente che la posta in palio era molto molto alta, <coughs> abbiamo preso due traverse, un altro paio di occasioni, eh, sempre il primo tempo uno con, eh, con, con Barriale, quello alla fine con, eh, con Adamo che poteva metterlo anche in mezzo. Quindi a eh, mio avviso meritavamo nettamente la, la vittoria. L'Andrea sapevamo che era una buona squadra, che giocava un buon calcio, abbiamo avuto anche dei momenti di difficoltà, però credo che i ragazzi abbiano fatto una grandissima prestazione. Forse non c'è stata quella prestazione bella da vedere, però c'è stata una partita combattuta, maschia, si è giocato palla eh, un... su palla, anche nelle seconde palle, siamo stati sempre là. Certo, siamo, siamo stati anche un po' fortunati perché naturalmente sull'ultimo episodio, episodio sul palo potevamo prendere anche gol e prendere una beffa, però forse non ce lo meritavamo. Vola verso la salvezza diretta, ormai dietro l'angolo il Gravina rallenta clamorosamente la rincorsa alla capolista Picerno invece il Cerignola. Questo gol bellissimo di Imbida nell'ultimo quarto d'ora rischia di spaccare in due il campionato nel girone H di Serie D. Di sicuro compromette pesantemente per il momento i propositi di promozione per la squadra di Dino Bitetto che torna a conoscere la marezza della sconfitta dopo sei successi consecutivi e dieci vittorie nelle precedenti undici gare. Ofantini agganciati in seconda posizione dal Taranto e ora staccati di Sette lunghezze dalla prima della classe. Ottima per interpretazione tattica e forza di volontà, la prova dei Murgiani, sempre temibili quando si esibiscono sul sintetico amico del vicino. Ne sanno qualcosa. Anche gli ionici sconfitti ad inizio mese. Lo seto, il tecnico dei padroni di casa schiera da primo minuto la doppia S in attacco. Santoro più scaringella partono bene gli ospiti scesi in campo in maglia gialla. Lo Iodice ci prova di testa para vicino. Vito Francesco. Poco dopo non inquadra allo specchio. Non stanno certamente a guardare, però i padroni di casa. Romeo alza troppo la mira Santoro di potenza calcia sul fondo partita tutt'altro che banale l'attaccante dei Murgiani in seguito lavora un buon pallone per Correnti che però non trova l'impatto che avrebbe voluto punizione di Longo, Sollettico per Vicino insidioso, poco dopo il tentativo di Loiodice che mette i brividi al Gravina fioccano le equazioni da una parte e dall'altra, non c'è spazio per eccessivi tatticesmi ma il parziale resta bloccato sullo 0-0 sito all'intervallo, ci provano i locali in avvio di ripresa con questa incornata di scarinato replica il Cerignola vicinissimo al gol del vantaggio con questo colpo di testa di Longo che termina fuori di pochissimi centimetri. Cresce la tensione per una posta in palio elevatissima, entrambe le contendenti inseguono il gol della vittoria a trovarlo. Però è il Gravina a 13 minuti dal novantesimo, Bida decide di mettersi in proprio, insiste nella solo, si libera al tiro e con il destro insacca alle spalle di Abagnale la rete più importante forse del campionato. Per la squadra di Valeriano Loseto il Cerinola prova a reagire in fretta, l'occasionissima il pareggio capita a Foggia, ma sul suo colpo di testa è sontuosa la replica di vicino. Gli ospiti chiedono il gol, ma per arbitro assistente la sfera non ha varcato la linea bianca. Resiste fino al termine, dunque, il vantaggio del Gravina, che vede la salvezza diretta in Serie D a pochi passi. Da stasera, invece, la C è decisamente più distante per la squadra di Dino Bitetto. Ottavo successo esterno per il Taranto che vince 4-1 a, a Vallo della Lucania, lo stadio Giovanni Morra contro la Gelbison. La cronaca, dopo sette minuti, c'è una conclusione di D'Agostino Pallone che termina di poco al lato. Dieci minuti più tardi si fa Colosa la Gelbison che ha giocato in maglia rossoblù. Il diagonale di Caterino manda il pallone alto da buona posizione. 26esimo tiro di Maiese, anche questo in diagonale, ma respinge Antonino. La Jervison passa in vantaggio alla mezz'ora sugli sviluppi del terzo calcio d'angolo. A siglare il gol dell'1-0 e l'ex Fabio Grieco che non esulta. Al 34 Favetta in tuffo di testa, colpisce la parte alta della traversa, complice la deviazione di un difensore. 36esimo annullato, un gol a Oggiano. Il numero 77 del Taranto era finito in posizione irregolare. Il pari del Taranto giunge proprio sulla sirena. Al 47esimo Favetta che tocca sporco il pallone che beffa D'Agostino e gonfia la rete 1-1 tra le proteste dei padroni di casa per una presunta posizione irregolare del numero 94 del Taranto le proteste costano l'espulsione di Cammarota e pertanto Gerbison in 10 uomini ad inizio di ripresa nel secondo tempo il Taranto ribalta il punteggio con il solito D'Agostino 17° gol stagionale per lui di sinistro da fuori aria, pallone che bacia il palo e gonfia la rete per il 2-1 allo scadere al 42esimo il Taranto realizza il gol della sicurezza con Angelo Buonavolontà, prima marcatura stagionale per lui, gran sinistro da fuori aria e pallone in fondo alla rete. Il poker giunge nei minuti di recupero grazie ad una bella azione di Antonio Croce che dribbla in area di rigore avversaria De Angelis e batte con un perfetto diagonale l'estremo difensore Campano. Risultato finale, Gervison 1, Taranto 4. un piccolo passo verso i playoff per il Bitonto, un buon punto per muovere la classifica verso la salvezza per il Nardò al Giovanni Paolo II, finisce a reti inviolate con l'esordio in panchina per Francesco Bitetto, per i padroni di casa ed in campo contemporaneamente Chiara Mateng, Prinari e Molinari per Pizzulli invece c'è Patierno, nuovamente nel pacchetto offensivo con Turitto e Padulano ad agire al suo fianco, grande intensità in avvio e tanto pressing per il Nardò che asfissia le giocate neroverdi e non disdegna le ripartenze è la prima occasione del match è di Marca Neretina ed arriva con Molinari che si incune in area di rigore da sinistra, calciando al volo, ma Figliolia si oppone bene con i pugni. Paterno risponde presente, saltando più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è di poco alto sulla traversa. Sono le vere due occasioni di una prima frazione di gioco avara, di emozione piuttosto nervosa. Dagli spogliatoi, tuttavia, rientra in campo un bitonto decisamente più convincente, ed in apertura c'è subito l'occasione buona con Padulano che sfrutta una disattenzione di due difensori di casa e si vola verso la porta di Rizzitano, tutto solo, ma Bolognese riesce a recuperare con la deviazione decisiva in calcio d'angolo. E Patierno ad inventare da destra, ma Rizzitano è ancora bravo ad anticipare l'onnipresente Turitto. Replica, Neretina con Prinari sulla fascia sinistra, cross profondo, ma Molinari calcia sul fondo. Ci prova ancora il Bitonto con Picci, che prima guadagna un calcio di punizione e poi lo batte a sorpresa per Patierno, il cui tocco però non sorprende Rizzitano. l'ultima emozione di un match che serve. Serve ad allungare la striscia positiva verso i playoff per i Nero Verdi dopo il successo di domenica scorsa contro la Fidelis ed in attesa soprattutto di un altro derby, questa volta contro il Gravina. Per il Nardò invece, un punto che muove la classifica e permette di rifiatare in vista del complesso impegno di domenica prossima allo Iacovone di Taranto. Un finale thrilling regala al team Altamura tre punti fondamentali nella sfida contro un combattivo. Gragnano, Altonino D'Angelo finisce 3-1 per la compagine allenata da Leo Di Benedetto che sale al quinto posto in classifica a quota 44 punti in piena zona playoff. Prima parte di gara, forti tinte biancorosse. il colpo di testa di Clemente trova la respinta di un difensore campano probabilmente con un braccio l'arbitro lascia proseguire. Poi Assis di Montemurro e inzuccata di Gagliardi che manda al lato. Al 32 l'Altamura trova meritatamente il vantaggio. Conclusione da fuori di Ziello, Russo respinge in malo modo e Palazzo insacca sotto la traversa. La risposta del Gragnano arriva 5 minuti più tardi con il destro di Martone che viene deviato in angolo da Volzone. La prima frazione termina 1-0 per i biancorossi. Nella ripresa, il team Murgiano concede troppi spazi agli ospiti che al 75 impattano la contesa. La Monica salta due avversari e, dai 18 metri, lascia partire un preciso destro che trafigge Volzone all'angolino destro. L'Altamura è costretta al forcing finale e il tiro di Montemuro dal limite viene neutralizzato da Russo, ma al novantesimo sugli sviluppi di un corner la deviazione vincente di Caldore vale il 2-1 per la festa del D'Angelo. In pieno recupero c'è Gioia, anche per Rabbeni che realizza la rete del 3-1 su Assis di Tedesco. Finisce con la festa dei biancorossi di Di Benedetto che tornano in zona playoff, ma che con la testa sono già alla complicata sfida di domenica prossima sul campo dell'audace Cerignola. partita spettacolare ricca di gol al Vito Curlo e alla fine la spunta il Fasano su un Nola Maidomo. Nel Fasano rientrano il centrocampista Ganci e il difensore Mambella ed esordio per l'esterno classe 2001 Lanzone. Classico 4-4-2 con in avanti il duo composto da Corvino e Montaldi. Stesso modulo per i campani con in avanti Esposito e Napolitano. Torreagnello va in panca e in difesa pesa l'assenza di Danna appiedato dal giudice sportivo. La partita le prime e avvisaglie di una bella gara si hanno già all'ottavo quando arriva la prima conclusione di Corvino parata da Granagnello un giro di lancette e arriva il vantaggio del Fasano lancio di Rullo Corvino brucia sullo scatto Giuseppe Esposito e batte in diagonale il portiere Campano all'undicesimo primo timido tentativo ospite con un tiro dal limite di Capitan Vaccaro che finisce alto al diciassettesimo arriva il pari angolo di Vaccaro e stacco imperioso di Colarusso lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area. Il Lola ci crede e al ventunesimo passa in vantaggio sul calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un atterramento di Napolitano da parte di Diop. Dal dischetto Bomber Gennaro Esposito è infallibile. Al ventinovesimo il Fasano trova il pari, punizione velenosa di Gori e maldestro tocco di Colarusso che realizza la più classica delle autoreti. Al trentunesimo errore difensivo del Nola ma Forbes non ne approfitta calciando alto. Un minuto dopo Montaldi impegna Granagnello e sulla respinta Corvino si divora il vantaggio. Ribaltamento di fronte, Rullo perde palla e ne approfitta Napolitano che mette in mezzo per Capitan Vaccaro che colpisce il palo. Al 35 ⁇ i Campani tornano in vantaggio, punizione di Del Prete e stavolta la difesa si dimentica di Pasquale Esposito che realizza. Al 45 ⁇ ultimo sul sulto del primo tempo, Forbes serve Ganci la la cui girata finisce alta. Negli spogliatoi si va sul 3 a 2 per il Nola al termine di una bellissima prima frazione di gioco. La ripresa si apre con un'azione personale di Lippiello che al quarto spedisce fuori. La partita dopo i gran ritmi del primo tempo vive un periodo di stanca fino al ventunesimo quando Corvino imbecca Montaldi che di testa gira in rete per il 3 a 3. Il Fasano spinge sull'acceleratore e al trentesimo Corvino offre un pallone d'oro a Forbes che si divora una clamorosa occasione. Ma è solo il preambolo per la rete del vantaggio. Al 34 angolo di Corvino e il neo entrato Zicarelli spinge in rete di testa il primo pallone toccato. Il Nola si disunisce al trentesimo. 28esimo Ganci serve Serri che fa partire un gran destro chiamando all'intervento Risolutore Granagnello. Sul successivo angolo, un tiro di Colombatti viene salvato sulla linea dalla difesa. Il Nola si catapulta nella metà campo del Fasano, ma solo al 48esimo sfiora il pari con Pastore che sfiora il palo con una plastica rovesciata. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell'arbitro. Tra la gioia fasanese per una salvezza ormai raggiunta e la disperazione del Nola, che esce a Mani vuote dal curlo. Mister, una partita spettacolare, molto bella, risolta nel finale, meritato per quanto si è visto nel secondo tempo. Sì, una vittoria meritata, però dovevamo noi un attimino farci un mea culpa perché. Una squadra che passa in vantaggio in casa in una partita così importante non può concedere o sbagliare così tanto su palo Purtroppo è una nostra pecca e ce la portiamo da un po', ma ci vuole un po' più di attenzione perché siamo stati bravi a riprenderla, a reagire anche nel risultato: siamo andati due volte sotto. Cioè siamo stati bravi a reagire, soprattutto nel secondo tempo, poi anche a vincerla, eh, però non si possono commettere certi errori. Mister c'è da dire però che anche il Nola si stava giocando gran parte del campionato di fronte ci avevate un'avversaria che è venuta qui col coltello tra i denti. Questa è una squadra che io ho detto ai ragazzi che secondo me non, non c'entra nulla con le squadre di base classifica. Questa è una squadra che ha tanta qualità, che ha ottime individualità e che gioca anche un buon calcio. Ce lo sapevamo dalle difficoltà che potevamo andare a incontrare e dovevamo essere bravi. A, a gestire il vantaggio del 1 0 anche perché siamo, abbiamo avuto un ottimo approccio. Siamo passati in vantaggio, ma lì poi abbiamo un attimino perso le distanze. E, è concesso tanto, mister. Una partita persa, nonostante una buona, buona prestazione. Sì, una partita persa che fa male perché a venire a Fasano e a tratti imporre anche il nostro gioco, fare tre gol e prenderne quattro, è, siamo un po'. Siamo un po' rammaricati, però ripeto nello spogliatoio ho detto ai miei ragazzi di stare tranquilli perché abbiamo dato prova di essere una buona squadra e di stare in un momento importante di forma. Perciò dobbiamo continuare così e cercare domenica di, di, di fare il risultato pieno in casa. Questa è la classica gara in cui si nota che nel calcio le palle inattive sono diventate fondamentali. Sì, sì, le palle inattive sono fondamentali. E chi le lavora meglio alla fine, alla fine vince, però noi potevamo fare sicuramente meglio perché l'avevamo preparata e anche, anche queste palle inattive. Sapevamo dove loro venivano a colpire, però sai, ci sono momenti in cui magari abbiamo perso qualche giocatore perché si è infortunato e magari nel cambio eh, la comunicazione non è stata, non è stata giusta. E ci spostiamo al girone I, anche questo giunto alla ventottesima giornata continua di fatto la corsa a due tra Bari e, e Turis, ma il Bari conquista un importante eh, pari senza reti contro la Palmese e invece la Turis non ne approfitta, anche la Turis non va oltre il pari invece contro il Castrovilla. Rimandiamo a vedere subito nel dettaglio proprio risultati e, classifiche dopo il e la classifica dopo il ventottesimo turno. Palmese Bari, come detto 0-0, Gela, Cittanovese 1-6, Locria, Cereale 3-1, Città di Messina, Marsala 0-2, Portici Messina 2-2, Igea Virtus Roccella 0-0, Nocerina, San Cataldese 3-3, Castrovilla Riturris 1-1, Troina Rotonda, gara che sarà recuperata il 3 aprile prossimo. E il Bari resta in vetta ovviamente con 66 punti, segue la Turris con 55, Marsala 46, Cittanovese, Portici, Acireale 41, Gela 40, Castrovillari 38, Palmese, Nocerina 37, Troina 36, Messina 33, Locri Roccella 30, Città di Messina, San Cataldese 28, Rotonda 23, Igia Virtus 20, diverse le squadre che hanno una partita, eh, anzi c'è anche il Troina che ha due partite in meno eh, assieme a Nocerina e Rotonda che invece ne hanno una sola in meno. E anche qui andiamo a guardarci proprio il pari del Bari contro la Palmese, gara terminata 0-0. Il Bari a Palmi impatta sullo 0 0 e non riesce ad allungare sulla turista, a sua volta fermata sull'1 1 a Castrovillari. Contro la palmese Cornacchini schiera Langella, che sostituisce lo squalificato Amlili. Titolari anche Cacioli e Neglia, iniziale panchina per Mattera e Piovanello. Entrambe le squadre faticano a costruire azioni degne di nota e il primo sussulto arriva al ventunesimo. Prima è la squadra di casa a protestare per un contatto sospetto tra Bianchi e Trentinella che va giù in aria. Sul capovolgimento di fronte Neglia deposita in rete a gioco fermo e l'arbitro lo ammonisce per un precedente tocco di mano. La partita va a fiammate. Al 33esimo si fa vedere il Bari con Brienza che viene messo giù al limite mentre prova a calciare. Per l'arbitro tutto regolare. Il primo tempo va in archivio con una buona iniziativa di Calivà che al 46esimo si libera molto bene ma calcia altissimo. La ripresa riprende con lo stesso canovaccio della prima frazione e mister Cornacchini prova a cambiare qualcosa. Fuori Brienza e Pozzebon, dentro Piovanello e Simeri. Ma la svolta del match arriva al 58 ⁇ quando Quagliata si rende protagonista di un'entrata scomposta con il piede in faccia alla villa. Rosso diretto per il terzino dei Pugliesi e Biancorossi che restano in 10. Cornacchini ridisegna la squadra a combattere al posto di Floriano per quello che diventa un 4-4-1. L'occasione più grossa del match arriva al minuto 66. Angolo di Neglia, stacco di testa del centrale biancorosso e intervento prodigioso di Barbieri che smanaccia in angolo. Il Bari prende coraggio. Daneglia Simeri che crossa. Bolzoni sistema il pallone per l'Angella che conclude debolmente. La Palmese protesta ancora per un presunto fallo di Piovanello su socchiuto in area di rigore, ma è il Bari ora a spingere. Su calcio di punizione di Neglia di Cesare in Sacca, ma il gioco è fermo per un fallo in attacco ravvisato dall'arbitro Frascaro. All'82esimo tocca a Marfella a doversi superare. Sulla conclusione di Guattara il colpo di reni dell'estremo difensore barese è prodigioso e salva il risultato. A 5 dalla fine ci prova l'Angella, ma la sua conclusione è facile preda di Barbieri. Meno di un giro d'orologio e il Bari resta in 9. Calcio di punizione fischiato a favore della palmese. Simeri protesta in maniera plateale e Frascaro lo manda sotto la doccia. In 11 contro 9 la Palmese va subito vicinissima al gol. Cross dalla tre quarti. Occhiuto si allunga e colpisce e sfiora il palo alla sinistra di Marfella che resta immobile. Cornacchini spedisce in campo Iadaresta al posto di Neglia per tenere alta la squadra. Ma la partita non ha più nulla da dire. Inutili gli ultimi assalti della Palmese. In Calabria finisce 0-0 e il vantaggio sulla Turris a sei giornate dalla fine rimane fermo a 11 punti. In 10 secondo me potevamo fare ancora male perché sia Piovanello che, che Neglia ancora avevano tanto da dare. Da fuori tutte le partite sembrano, sembrano facili, poi perché vedi la squadra più forte, i giocatori più importanti, però poi dopo quando sei in campo non giochi contro, contro nessuno, comunque i giocatori che si impegnano, sei contro il Bari, c'è la televisione, le motivazioni comunque loro crescono, noi abbiamo motivazioni sicuramente però è, non è sempre facile. Ed ora ci fermiamo per pochissimi minuti di pausa, risultati e classifiche torna tra poco, restate naturalmente con noi. E ci spostiamo alla Serie C, in particolare il girone C giunto alla 32esima giornata, in vetta, non giocano di fatto Juve Stabia e eh, Trapani il Trapani perché riposa la juve Stavia perché eh, avrà il posticipo del lunedì contro il Rieti ma il Catania non ne approfitta e viene sconfitto in casa, eh, la, eh, in casa della regina il Bisceglie invece viene sconfitto nel derby Appulo-Lucano eh, contro il Potenza Potenza che eh, viaggia ad ottimi ritmi e conquista il quinto posto in classifica finisce invece in eh, parità per 1 a 1. l'altro derby cioè quello tra eh, Monopoli e Virtus-Francavilla andiamo a vedere però nel dettaglio proprio i risultati e la classifica dopo il 32esimo turno. Potenza Biceglie 1-0, Paganese Casertana 2-2, Regina Catania 3-0, Rende Cavese 3-3, Siracusa Matera 3-0 a Tavolino, Catanzaro Sicula Leonzio 3-0, Viterbese Vibonese 2-2, Monopoli, Virtus Francavilla 1-1, Juve Biarieti e il posticipo del lunedì Riposa. ha riposato invece il Trapani. In classifica è ancora la Juve Stabia, pur non avendo giocato a guidare, con 63 punti, Trapani 61, Catania 57, Catanzaro 54, Potenza 46, Virtus Francavilla 42, Viterbese, Monopoli, Vibonese, Casertana 41, Cavese 40, Sicula Leonzio 39, Rende 37, Regina 36, Rieti e Biceglie 28, Siracusa 26, Paganese 13. Il Matera, come sapete, è stato escluso dal campionato. E ci spostiamo al torneo di eccellenza, giunto alla ventottesima giornata c'è il Casarano che è di fatto capolista ma ha già vinto il torneo e quindi l'anno prossimo disputerà il torneo di serie di Casarano che ha impattato quest'oggi contro il Brindisi 2 a 2 in un match davvero molto spettacolare conquistando di fatto la promozione Brindisi che resta in seconda piazza e si giocherà domenica prossima di fatto l'accesso diretto ai playoff. Nazionali proprio contro il Barletta Barletta che invece non molla resta in casa, vince 2 a 1 contro il Molfette prova a restare in scia di fatto dovrà però vincere proprio contro il Brindisi per evitare che i Brindisini vadano direttamente ai playoff nazionali vittoria davvero molto importante anche quella del Vigor Trani contro il Corato in trasferta per 4 a 1 e vittoria anche importante quella della Forti Saltamura pari per l'Unione Calcio Bicelli che fa un altro passettino verso la salvezza ma andiamo a vedere proprio nel dettaglio risultati e classifiche dopo il ventottesimo turno molfetta sportiva vetrana 4 a 2 forti saltamura san severo 2 a 1 unione calcio bisceglie vieste 2 a 2 casarano brindisi 2 a 2 otranto gallipoli 0 a 1 barletta molfetta calcio 2 a 1 mesagne terrizzi 1 a 1 corato vigor trani 1 a 4 e come detto il Casarano di fatto è già promosso in Serie D con 66 punti, segue il Brindisi con 59, Forti Saltamura 51, Barletta 50, Gallipoli 47, Atletico Vieste 43, Vigortrani 41, Molfetta Calcio 36, Otranto 35, Corato 34, San Severo 31, Mesagne 30, Unione Calcio Bisceglie 28, Terrizzi 26, Avetrana 16, chiude Molfetta Sportiva con 14 punti. E sono anche in questa domenica davvero tanti i gol, gol soprattutto importanti da andarci a guardare assieme alle voci dei protagonisti. Ci pensa proprio un brindisino, Francesco Faccini, con questa pennellata su punizione in avvio di ripresa a rianimare il barletta e a mettere pressione alla squadra della sua città in chiave playoff. Sono vivi i biancorossi scesi in campo in maglia nera, non hanno la testa già rivolta, agli ombrelloni, il mare per il momento può attendere. Battono 2-1 in casa un molfetta calcio che non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. Ritrovano la via del successo dopo due sconfitte consecutive e tre turni di assinenza. Si portano a meno 9 dal Brindisi, a 7-2 giorni dalla supersfida del Fanuzzi contro la vicecapolista dell'eccellenza di Puglia. Padroni di casa con la novità Capossele, classe 2000 tra i pali, chiamato a sostituire l'infortunato Sansonna, stagione terminata anzitempo per quest'ultimo, dopo l'infortunio rimediato al ginocchio domenica scorsa a Trani. Il primo tempo non è indimenticabile, Barrasso, uno dei quattro juniors schierati dal primo minuto da Franco 5, carica bene il destro dopo pochi minuti, un altro 2000 De Santis, il talentuoso portiere dei Molfettesi, risponde presente sulle sviluppi del calcio d'angolo poi Fanelli altro millennial non incide di testa i ritmi sono bassi i padroni di casa ci provano sul calcio piazzato batte faccini sani in corna ma la mira è imprecisa gli ospiti coprono bene gli spazi difendono con ordine ma non sanno graffiare in avanti prima del riposo Varsi arma il suo destro ma calcia sul fondo 0 a 0 all'intervallo di tutt'altro tenore invece è la ripresa che si apre proprio con il vantaggio del Barletta a secco diretti nelle precedenti due partite, Barrasso si procura un calcio di punizione da posizione invidiabile, non c'è lo specialista Shalpi influenzato, ma Faccini fa il proprio dovere e disegna la traiettoria perfetta, padroni di casa avanti, la partita diventa vivace, Bozzi cerca ma non trova di tacco il gol d'autore, non perdona invece il Barletta, Varsi ha la possibilità di colpire in diagonale e non lascia scampo a De Santis che tocca la sfera ma non riesce ad evitare il peggio. Il raddoppio è servito. Gara sigillata? Decisamente no, perché a metà frazione l'arbitro assegna il rigore per un tocco proibito di tellera in aria. Dal dischetto il nuovo entrato, vitale di mezza lo svantaggio. Partita ufficialmente riaperta. Faccini non si concede il bis su calcio piazzato per pochi centimetri. Dalla parte opposta invece è scatenato Vitale che prova a colpire con la soluzione di potenza. Ma capo le è reattivo. Si affida alle ripartenze nell'ultimo quarto d'ora la squadra di casa. Varsi però non c'entra allo specchio, il Molfetto. Non sa rendersi pericoloso. L'ultimo sussulto è del Barletta e arriva in pieno recupero. È velenoso il rasoterra di Faccini, ma De Santis se la cava egregiamente. Finisce 2-1 per i biancorossi di 5 che tornano a sorridere in questo campionato e ripropongono la propria candidatura in chiave playoff. Tutto a questo punto Dipenderà dallo scontro diretto di domenica prossima al Fanuzzi sul campo della vicecapolista Brindisi. Ritorno da titolare dopo oltre un mese, ritorno a successo per il Barletta? Insomma, una domenica migliore per te difficilmente poteva essere. Sì, sono molto contento di essere tornato in campo dopo parecchio tempo. Oh, dall'inizio mi sono sempre allenato bene giorno per giorno per riuscire a conquistare di nuovo il posto. Fortunatamente oggi il Mister mi ha messo in campo e cioè, ho fatto capire che io ci sono. Partita oggi importante, dovevamo vincere per essere attaccati alla lotta playoff. Siamo molto, molto contenti di essere riusciti ad arrivare alla vittoria, adesso andremo a Brindisi a giocarcela tutto per tutto perché il nostro obiettivo è arrivare ai playoff dall'inizio della stagione. Due partite al termine della stagione regolare, fondamentale, anzi decisiva, sarà la prossima con il Brindisi. Che partita ti aspetti? Come ci arriva il Barletta a questo grande appuntamento? Noi, in questa settimana, ci alleneremo al 100%. Daremo tutti quanti il massimo per riuscire a fare una grande partita perché ci giochiamo una stagione intera lì. una partita fondamentale. C'è una dedica particolare per questa vittoria. Probabilmente per Alessandro Sanzon, il portiere che ha concluso anzitempo la stagione, o sbaglio? Sì, vogliamo dedicare la vittoria a Sanzon, che purtroppo ha avuto un grave infortunio. Eh, siamo tutti con lui e dedichiamo la vittoria a lui. Insomma, ci avete provato, per, però probabilmente hanno fatto la differenza le maggiori motivazioni del Barletta, o sbaglio? Beh, oggettivamente è così, anche se non è stata un granché di partita. Eh, partita di fine stagione. Poi, noi denunciamo sempre 3-4 giocatori che sono fuori, fuori squadra per infortuni e squalifiche ancora. Va bene, ci sta. Quanto è forte ancora il ramarico per una stagione che avevate immaginato in maniera diversa? Il no, ramarico, man mano che vanno avanti le giornate, come ho detto anche in, altri, in altre circostanze, diventa sempre più leggero. Mi dispiace non averla potuta giocare con tutti gli effettivi, non per colpa nostra, ma per fattori esterni. Sperando che si può dire fattori esterni se non mi squalificano di nuovo. Uno sguardo, probabilmente la prossima stagione lo starete già dando. Da che cosa si può ripartire? Ripartiamo senz'altro dai, dai ragazzi, da quelli più giovani, perché oggettivamente... È inutile guardare altre storie, bisogna guardare la carta d'identità, la carta d'identità dice che il futuro è per i giovani e voi sapete che quanto ci tenga io per i giovani. Poi dobbiamo ragionare per bene anche su altri fronti, soprattutto a livello federale perché ci sono delle cose che non possono essere così ripetitive durante tutti questi campionati. Capisco che sono dilettanti, ma l'eccellenza pugliese è qualche cosa di meno dei dilettanti. Uh, hai citato i giovani citazione particolare per un portierino che si è messo parecchio in evidenza in questa stagione? Bah, eh, è un millennials, quindi ripartiremo dai millennials. Ho detto il futuro è loro, poi è chiaro che eh, dipende da loro, e dal, dalla loro applicazione, da quanto ci credano nel, nel progetto e nella loro eh, personalità. Ritengo che il nostro De Santis, non ancora tutto nostro, possa essere una base di partenza. Sconfitta amara ma in dolore. Al comunare il Corato perde 4-1 contro una coreacea a Vigortrani ma c'entra ugualmente la matematica salvezza nel campionato di eccellenza. Partita quasi mai in discussione. I nero-verdi partono bene ma dopo la prima rete dello svantaggio calano vistosamente con la prima frazione che termina sul punteggio di 3-0. Nella ripresa, complice il rigore sbagliato da Schirone e il quarto gol della Vigor, il corato molla anche mentalmente il match, riuscendo a trovare nel recupero il gol della bandiera bianca. Mister Castelletti manda in campo l'ennesima formazione diversa. Al posto del capitano Asselti, fuori per squalifica, Schirone viene adattato a difensore centrale, con Altares che finisce in panchina. Mr. Scaringella, ex della partita, schiera un 4-4-3, in avanti ci sono Negro e Monopoli sulle fasce, mentre la punta centrale è Musa. Al primo minuto il corato si rende subito pericoloso, con Morra che si trova tu per tu con Petrarca. Preferisce passare la palla a Sguera, il quale viene anticipato dalla difesa. A metà della prima frazione, Della Penna riconquista la palla in area e anche lui, invece di calciare, sceglie il passaggio per Morra, che segna ma in posizione di fuorigioco. Verso la mezz'ora arriva il gol della Vigor, Negro in aria viene atterrato da Bonavitacola, il direttore di gara fischia il penalty che viene trasformato dallo stesso giocatore, palla da una parte portiere dall'altra. Al 38 ⁇ minuto arriva il raddoppio degli ospiti, Bonavitacola colpisce male di testa il pallone, diretta a Cilli, sulla sfera si avventa Negro che dribbla all'estremo difensore e insacca la doppietta personale che lo porta alla doppia cifra in questa stagione. La reazione del Corato sta tutta sul colpo di testa di Sguera, terminato poco alto. Nei minuti finali del primo tempo la Vigortrani arrotonde il parziale. Monteduro passa la palla a Cili che non rinvia. Monopoli gli ruba la palla e mentre sta per calciare viene bloccato dallo stesso portiere. Il numero 11 riesce a passare la sfera a Musa che a porta vuota centra il bersaglio. Il primo tempo finisce con un sonoro 3-0 per i biancoazzurri. La ripresa si apre con un calcio di rigore al quinto minuto per il corato, per il fallo di mano sul traversone di Piarulli. Dal dischetto si presenta Schirone, che calcia centrale. Petranca respinge il tiro. Sulla ribattuta arriva D'Arcante che da due passi sbaglia un gol già fatto. Al quarto d'ora la Vigor cala il poker. Musa va via in velocità su Schirone. Entra in area e spiazza Cilli con un destro che viene solo toccato dal numero uno coratino. Al 29 minuto Sguera ci prova da calcio di punizione, grande respinta di Petranca, Sul pallone poi arriva Altares che svirgola. Sul finire di gara arriva il gol della bandiera per il Corato ad opera di Ciriolo che riceve palla da Sguera e in acropazia segna la rete del definitivo 1-4. A fine partita la sconfitta lascia tracce notevoli. La dirigenza del Corato decide di dimettersi in blocco, esonerare il tecnico Vito Castelletti e mandare via tutti i giocatori. Oggi, una vittoria che alla fine eh, non sa di niente perché era, era rimasta aggrappata un po' la speranza di andare ai playoff, solo che il Gallipoli ha, perso, ha vinto. No, al di là del, del discorso playoff, questa vittoria sa di tanto invece perché noi eravamo già salvi diciamo, domenica scorsa e sappiamo quanto sia stato importante per noi raggiungere la salvezza e quindi era difficile affrontare questa partita perché avevamo motivazioni diverse, il Corata ancora doveva raggiungere la matematica salvezza, noi già salvi, eppure nonostante queste diversità di motivazioni la squadra... Um, ha espresso insomma, un buon gioco, Abbiamo, siamo stati anche un pochettino fortunati in certi frangenti, però ha lottato, non ha avuto cali di concentrazione. E, insomma, questa vittoria sa tanto perché fa parte di un gradino in più del nostro percorso di crescita, quindi io me la tengo insomma, molto stretta e fa parte, ripeto, di un percorso di crescita evidente eh, di questi ragazzi. Nel primo tempo all'inizio il Corato è partito forte e voi diciamo, vi siete fatti trovare in alcuni frangenti un po' impreparati, poi la squadra ha preso le misure e avete sfruttato anche le incertezze del Corato da dove sono nati alcuni gol. Esatto, sì, proprio le diversità di motivazione hanno consentito che il Corato potesse... Partisse un po' meglio rispetto a noi anche perché me lo aspettavo con un modulo diverso. Qui poi invece ci siamo adattati al, al modulo avversario, con le giuste contrapposizioni. Dopodiché i ragazzi hanno un po' no, ripreso a, a giocare. Forse ecco, anche questa spensieratezza rispetto al corato ci ha consentito di, di, di ottenere questo risultato, visto un corato voglioso però purtroppo quando l'ambiente è ostile, quando si devono raggiungere per forza degli obiettivi non è semplice e quindi insomma, siamo stati bravi anche a sfruttare questa situazione. Che effetto le ha fatto ritornare nello stadio in cui lei è stato un anno fa? Sì, io qui ho tantissimi amici, tanti ricordi. Quindi mi volevo godere al pieno questa giornata, me la sono goduta anche grazie, ripeto, alla prestazione dei ragazzi. E sono davvero contento insomma, di, di aver ritrovato tante persone che, con le la quali l'anno scorso abbiamo condiviso parte della stagione, però è bello insomma, ritrovarsi a, a, fine, insomma, a fine rapporto con, con valori di, di amicizia e di, di lealtà. Una partita maschia sotto tutti i punti di vista, al delido di Biceglie termina 2-2 il terz'ultimo appuntamento di stagione. L'Unione Calcio, alla ricerca dei tre punti salvezza, ha dovuto fare i conti con un atletico vieste che non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma ben intenzionato a non regalare nulla agli avversari. Il primo tempo regala poche emozioni in avvio, da segnalare la conclusione di testa al quarto minuto di Quacquarelli, sulla quale Tucci si distende allontanando il pericolo. Poco dopo la mezz'ora, Trigiani si inventa una rovesciata da vedere e rivedere, ma l'arbitro aveva già interrotto il gioco per un fallo precedente. Impossibile non sottolineare il gesto atletico dell'attaccante. È il presagio della rete del vantaggio al 36esimo, un cross dalla sinistra trova in aria Ingredda che buca la porta difesa da Tucci. Unione Calcio Bicelli in vantaggio e tifosi in festa, ma il match è ancora lungo. Al 40 i padroni di casa ci provano con Capitan Buffi dalla destra, conclusione mancina accompagnata al lato dall'estremo difensore ospite. Al 46esimo brividi in aria del Bicellie con una mischia risolta dall'intervento miracoloso quasi sulla linea di Daddato che allontana il pericolo. Nel recupero la doccia fredda per l'Unione Calcio, punizione da buona posizione per il Vieste, alla battuta Colella fa secco di Bari con il Mancino e trova la parità prima nel Teccaldo, 1-1 e gara apertissima ad ogni risultato nella ripresa l'atteggiamento nervoso messo in campo dalle due compagini fin dalle prime battute del match prende il sopravvento, poche le giocate molte le sanzioni disciplinari al quinto ottima incursione di De Mango che entra in aria ma spara incredibilmente sulla traversa al nono il primo rosso della partita Gogovski simula un fallo per lui arriva il secondo giallo e doccia anticipata al tredicesimo prova ad approfittarne l'unione calcio con la conclusione di testa di Trigiani terminata però al lato al diciottesimo stabilita la parità numerica fallo di Quacquarelli già munito e anche per lui il match termina qui si gioca 10 contro 10 al dilido al 32esimo arriva la beffa per i padroni casa cross di Pipoli e aggancio perfetto di Albano neoentrato che fredda la porta di Dibari Bari e 1-2 per l'atletico Vieste dopo 3 minuti altra tegola per i padroni casa fallo di Capitan Bufi doppio giallo anche in questa occasione e seconda espulsione per i ragazzi guidati da Mister Di Corato Ora costretti all'impresa, impresa che arriva proprio allo scadere, blocco al limite dell'area di Pipoli ai danni di Trigiani, e calcio di rigore per l'Unione Calcio. Da dischetto si presenta lo stesso Trigiani che lascia immobile Tucci 2 2 al fotofinish in un match mai banale. Il Bicelli festeggia ma con riserva. Domenica prossima da Vetrana serviranno i tre punti salvezza. Bene, l'Atletico Vieste, intenzionato ad onorare il campionato sino all'ultima giornata. Una partita che potremmo definire maschia sotto tutti i punti di vista, un vantaggio per l'unione calcio, poi forse è sfuggita sotto il piano del nervosismo. Sì, hai detto bene, una partita maschia come tutte le partite eh, di fine stagione dove si affrontano magari due squadre che stanno in corsa per diversi obiettivi. Eh, sì, siamo stati bravi a sbloccarla inizialmente, poi abbiamo concesso delle ingenuità causate forse dal, dal sentir troppo la partita, magari da dalla poca esperienza di determinate persone, eh, già il pareggio nel primo tempo è stato un'occasione dove noi abbiamo perso palla e, e loro sono stati bravi a punirci. Eh, siamo stati bravi a costruirci anche una superiorità numerica che poi anche questa abbiamo sfruttato poco, siamo rimasti in inferiorità numerica, però comunque dal punto di vista caratteriale eh, la squadra si può rimproverare poco, cioè alla fine si è giocata fino alla fine e alla fine comunque ha ritrovato questo punto che... Visto un po' di risultati delle altre, magari è importante, magari fosse sfumato anche questo, sarebbe stata una situazione più critica di come già lo è. Quindi a questo punto magari alla fine ce lo teniamo stretto. E adesso nulla è perduto, adesso si va da vetrana a cercare i tre punti, insomma. Esatto, questa è una delle partite che non, non si pensa a giocare, ma, ma a vincere perché sugli altri campi ci sono scontri importanti e, e quindi magari rimanere agganciati alle altre come Messagne o comunque davanti al Terlizzi in questo momento della stagione è importante. Poi eh, bisogna, come ho detto, queste sono partite che bisogna vincere, come, ma pur giocando male, bisogna vincere. La Forti Saltamura non delude le attese. Contro il San Severo conquista tre punti fondamentali nell'accesissima corsa playoff, alto tavoliere battuto 2-1 con le reti di rana e la dogana. Inutile, seppur spettacolare, la rete ospite di De Vivo. Primo tempo dove la Fortis prova subito a fare la partita con il traversone pericoloso di Rana, intercettato tempestivamente da Leuci. Pressione continua dei padroni di casa che impegnano poco dopo la mezz'ora ancora l'estremo difensore ospite alla deviazione non semplice sulla conclusione di Rana. Bella la combinazione di squadra che porta al corner. Dallo stesso calcio d'angolo arriva il vantaggio dell'Altamura con il tapin vincente di testa del solito Rana ed è 1-0 per la Fortis. Nuovo calcio d'inizio che porta alla risposta del San Severo, minuto 30. 8 Florio serve abilmente Cirigliano che da ottima posizione manda sul fondo. Un minuto dopo ancora Alto Tavoliere con De Vivo che prova la botta sicura, ma Ferrugine attento respinge e la difesa lontana. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Nella ripresa riparte bene la Forti Saltamura con una doppia occasione in avvio: la prima dall'auto di sinistra, respinta ottimamente da Leuci, la seconda su calcio di punizione, anche in questo caso allontanata dall'estremo difensore ospite. San Severo, che resta aggrappato alle speranze del pareggio e si affida ai calci piazzati, è il minuto 58 e De Vivo, da oltre 30 metri, mette la palla sotto la traversa per la rete che vale l'1-1. Lo stesso De Vivo, al 67 prova il colpaccio entrando in aria e sfiorando il vantaggio a botta sicura, legge del calcio spietata quanto mai, è il minuto 81 quando in aria la Dogana trova la zampata vincente mettendo dentro un ottimo traversone dalla sinistra. 2-1 il finale, vittoria importantissima in chiave playoff per la Forti Saltamura che continua a sognare. Serie a 2, girone C, davvero un campionato molto entusiasmante. 19 giornata, il Sandro Abate vince di fatto a tavolino contro il Futsal Marigliano. E avvicina la vetta occupata ancora dal signor Presito CMB, che però non va oltre un pareggio contro il Cassano per 8-8. a -8. Importante anche il punto del Cristian Barletta invece nel derby contro la Salini, Andiamo a vedere subito nel Dettaglio proprio risultati classifica dopo il diciannovesimo turno. Futsal Marigliano Sandro Abbate, come detto 0 a 6, Cristian Barretta Salinis 4 a 4, San Michele Futsal Cobà 6 a 4, signor Prestito CMB Cassano 8 a 8, Real Rogit Futsal Bicelli e Castelfidardo Rutigliano si giocheranno invece il 30 marzo come detto è ancora in vetta il signor Prestito CMB con 50 punti, segue Sandro abate con 49, Real Rogit 40, Atletico Cassano 34, San Michele 30, Futsal Cobà 29, Rutigliano 28, Castelfidardo 19, Salinis 18, Cristian Barletta 11, Futsal Bisceglie 3 e Futsal Marigliano è stato escluso dal campionato diverse anche le squadre che hanno una gara in meno. Scendiamo di categoria, ci spostiamo alla Serie C1. Il, un, un torneo davvero molto entusiasmante, ultima giornata regolamentare, anche se la settimana prossima sarà invece recuperato un, il ventitresimo eh, turno che non si è eh, disputato, quest'ultima eh, giornata ci dice che di fatto l'Italia Calcio a 5 e eh, Ostuni si giocheranno nello scontro. Diretto proprio del ventitresimo turno da recuperare di fatto la eh, promozione nella categoria eh, superiore, anche se proprio l'Italia è reduce da una eh, sconfitta in eh, trasferta contro il San Ferdinando. Invece eh, lo Stuni ha impattato contro l'altra squadra di Barletta, cioè il futsal eh, Barletta, eh, perde invece in casa al Palasport uno scontro importantissimo. Per i playoff la Futsal Andria contro il Bitonto, ma anche in chiave playoff è davvero tutto apertissimo. Andiamo a vedere però nel dettaglio i risultati e la classifica dopo il trentesimo turno. Just Mola conversano 7 a 7, Monopoli Futsal Brindisi 5 a 4, Palo del Colle, Monte Sant'Angelo 5 a 4, Castellaneta Taranto 17 a 2, Futsal Barletta Ostuni 7 a 7, Futsal Andrea Bitonto 3 a 7, Apulia Sport Trulli e Grotte 3 a 23, San Ferdinando ed Italia Calcio 5 11 a 7. Andiamo subito a dare uno sguardo invece alla classifica, L'Editalia, calcio a 5, è in vetta con 57 punti, Ostuni 56 ad una sola distanza, Futsal Barletta 53, Monopoli 51, Palo del Colle 50, poi un gruppone di tre squadre a 49 con Fuzzalandia, Trulli e Grotte, Just Mola, San Ferdinando 46, Bitonto 44, Monte Sant'Angelo 40, Conversano 39. Castellaneta 37, Brindisi 35, Taranto 11, chiude la Puglia Sport con 0 punti. E andiamo proprio a guardarci questo, questo futsal Andrea Bitonto terminato 3 a 7 al Palasport di Corso Germania ad Andrea. Una sconfitta pesante nella forma e nel punteggio, ma che fortunatamente non pregiudica il cammino verso i playoff della Florigelandria. In un palasport vestito a festa con circa 500 spettatori, i bianco-azzuri di Michele Bizuca vengono sconfitti 7-3 da un coriaccio evolutivo Bitonto, che spugna con merito l'impianto di Corso Germania e conquista con una giornata d'anticipo la salvezza. Prestazione da rivedere quella del quintetto andriese che, dopo il KO di Ostuni, incappa nella seconda sconfitta di fila. I ritmi sono subito elevati al terzo guerra ferma lo vascio in area di rigore the penalty dal dischetto De Cillis si lascia ipnotizzare da Stasi che tiene inviolata la sua porta passano appena due minuti e l'Andria trova il vantaggio pennellata di Tortora per Calabrese che aggancia e trafigge Camporeale sotto il 7 l'inizio sembra positivo per il team di Bizzoca ma la gioia dell'1-0 dura pochissimo al sesto Giancola viene stoppato sulla linea da Stasi che però non può nulla un minuto più tardi sulla sfortunosa deviazione in rete di Somma che vale l'1-1 L'Andria subisce il contraccolpo psicologico, esaurisce il bonus falli e il Bitonto ne approfitta. De Cillis firma il sorpasso al decimo, poi è sempre Lex Diaz a siglare l'1-3 su tiro libero prima del riposo. Nella ripresa ci si aspetta la reazione degli uomini di Bizzoca Magno va vicinissimo al 2-3, ma poi sale in cattedra l'ex Michele D'Eliso che insacca la rete dell'1-4 con un preciso diagonale e poi con un sinistro perfetto porta i suoi sull'1-5. Florid in totale. Confusione. De Cilli scolpisce il palo su tiro libero e Bizzoca decide di schierare il portiere di movimento nei 5 minuti finali. La rete di Calabrese sembra le speranze per i bianco ma il rinvio dalla propria porta di Campo Reale la linea bianca e vale il 2 a 6 che chiude in anticipo la contesa. Nel finale dei reti di Delicio e Magno servono solo per le statistiche. Finisce 3 7 per il Bitonto che conquista la salvezza aritmetica e attende le decisioni della Corte Sportiva d'Appello sul caso De Scicciolo. La Florigelandia resta ferma a 49 punti al sesto posto in classifica e sabato prossimo avrà la possibilità di agganciare nuovamente la zona playoff, ma per farlo dovrà necessariamente vincere nell'ultimo turno della regular season sul campo del gioco calcio di Talsano. Ecco, questo era davvero tutto, non mi resta che ricordarvi il palinsesto del, dello sport di fatto di eh, Telesveva del lunedì, rigorosamente in diretta. Si parte alle ore 15 con lo studio di Mario Borracino e il suo eccellenza di Puglia per parlare proprio dei, dei momenti di serie di ed eccellenza. Per arrivare poi invece alla sera con pane, amore e Fidelis alle ore 21, sempre in diretta con Luca Guerra, Peppino Ernesto, Damiana Sgaramella e gli ospiti della Fidelistan per discutere di questo pari interno al degli Ulivi contro il Savoia. Naturalmente risultate classifiche, invece torna domenica prossima, sempre sul canale 17 di Telesveva alle ore 22.30. Arrivederci.